Vogliamo aprire la parola di Dio, l'Evangelo di Marco. Vogliamo leggere due episodi. Qualche mese fa, la domenica pomeriggio, proprio giocavo con questo foglio del Dio, così facevo così. E mentre facevo così me ne sono accorto che nella pagina a sinistra e nella pagina a destra c'erano le due tempeste che hanno affrontato i discepoli. In Marco capitolo 4, dal verso 35 fino al verso 41, e poi nel capitolo 6, nell'altra pagina, dal verso 45 al verso 52. La sorella ha testimoniato, ha detto, anche se ci sono tante tempeste, e qui ci sono due tempeste che hanno incontrato i discepoli. Il Signore sia lodato. Marco capitolo 4 dal verso 35 è la prima tempesta, quando Gesù era sulla barca. In quello stesso giorno alla sera Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. I discepoli, congedati alla folla, lo presero così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui, ed ecco, levasse una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che noi moriamo? Egli, svegliatosi, sgridò il vento, disse al mare: taci, calma. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed esse furono prese da gran timore e si dicevano gli uni agli altri: chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare gli ubbidiscono? Mentre nel capitolo 6, l'altro episodio, al verso 45, dice: subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederla sull'altra riva. E verso capitolo 6 dal verso 45, subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca a precederlo sull'altra riva, verso Bettesaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Preso commiato se ne andò sul monte a pregare. Fatto stasera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Veduti i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò incontro a loro camminando sul mare e voleva attraversarlo. Ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensava che fosse un fantasma e gridava, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma subito egli parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Salì sulla barca con loro, il vento si calmò ed essi più che mai rimasero sgomenti, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito. Basta fino a qua, accomodare. Qualche volta abbiamo predicato, fratelli, tante volte abbiamo pregato sulla prima tempesta e tante volte abbiamo predicato sulla seconda tempesta. E ci sono tante domande che noi ci possiamo fare. Una di queste potrebbe essere, per esempio, no? Come mai Gesù, essendo vero Dio, oltre a essere vero uomo, perciò lui sapeva, conosceva il presente, conosceva il futuro, come mai li ha invitati ad andare all'altra riva, pur sapendo
che da lì a poco ci sarebbe una grande tempesta. Non poteva evitare Gesù questa gran paura ai discepoli. Le domande sono tante che noi ci possiamo fare, e una di queste, proprio qualche mese fa, mentre giocavo con questo foglio, gli occhi miei si sono posati sopra queste due tempeste. Consideravo, fratelli, i due episodi che ci presenta la scrittura, e mi sono chiesto: Gesù dove era più vicino ai discepoli? Quando era presente nella barca, oppure quando era assente ed era sul monte a pregare? Era questa domanda. Umanamente parlando, noi diremmo sicuramente era nella barca. Eppure, sempre umanamente parlando, quando era nella barca sembra che non era cosciente di quello che stava accadendo, di quello che stava succedendo. Dormiva, dice la scrittura, dormiva in questa tempesta. Anzi, i discepoli l'hanno dovuto svegliare, e l'hanno svegliato malamente con un rimprovero: maestro, non ti importa che noi moriamo? Non ti importa che noi moriamo? Viceversa, fratelli, la scrittura ci rivela che quando Gesù non era nella barca, quando Gesù non era con loro, quando non avevano la possibilità di svegliarlo, quando non avevano la possibilità di chiamarlo, questo possiamo dire, gloria a Dio eterno, quando i discepoli pensavano che Gesù era all'oscuro di quello che stava accadendo, di quello che stavano provando, di quello che stavano vivendo, oh, se Gesù era qui con noi sulla barca, l'avremmo svegliato come la prima volta se dormiva. Ma Gesù non c'è questa volta, Gesù è assente. Come fanno adesso in questa tempesta? E questo ci fa capire a noi, cari fratelli, sorelle, che molte volte noi siamo pieni di coraggio, siamo pieni di fiducia quando sentiamo la presenza di Gesù. Abbiamo bisogno spesso di toccare con le mani. Però la parola di Dio, fratelli, ci insegna che il rapporto che c'è fra noi e Dio non è, non deve essere un rapporto di vedere, di toccare, di sentire, un rapporto di fede in Gesù, gloria a Dio in eterno. E quando loro pensavano, fratelli, che questa volta sicuramente sarebbero periti, perché la tempesta era così grande, così forte, la barca si riempiva d'acqua, stavano per morire, dice la scrittura nel verso 48, capitolo 6, vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era contrario, verso la quarta vigilia della notte, senza essere chiamato, senza aver gridato, andò incontro a loro camminando sul mare. Fratelli, questo camminare sul mare, mi dovete credere, mi fa saltare di gioia. Gesù andò a loro incontro camminando sul mare. Quante tempeste, quante persone si sono trovate in pericolo a mare, fratelli, quante, alcune sono morte. Alcuni hanno provato, alcuni hanno telefonato, grazie a Dio per i cellulari. Stiamo affondando, siamo in pericolo, e aspettano con ansia, con gioia nello stesso tempo, che arriva questa motonave, questa motobarca, questa della guardia marina, che arrivano i carabinieri, che arriva qualcuno ad aiutarli, e guardano, fratelli, mentre Gesù va incontro camminando sul mare. Ma c'è qualche altro uomo che può camminare sul mare? Qual è? Chi è questo Dio che noi stiamo servendo, che noi stiamo amando,
che noi abbiamo conosciuto, l'abbiamo accettato come personale salvatore, che cammina sul mare, fratelli. Gloria a Dio in eterno, lì dove noi stiamo morendo, dove stiamo perendo, lì dove per noi non c'è speranza, in quella tempesta Gesù cammina sul mare. Signore, dacci grazia e dacci una nuova visione di te nella nostra vita, a chi amiamo, a chi stiamo servendo. Gloria a Dio in eterno. E sapete perché tutto questo? Senza averlo chiamato, senza averlo implorato, senza gridare: Signore, dove sei? Noi stiamo perendo, no, stavano perendo. Poiché tu hai detto: oh Signore, tu sei il mio rifugio, hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Questa parola che noi abbiamo pronunciato nel Salmo 91, sto leggendo: poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà, Dio gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò, lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. E tutto questo perché? Perché hai detto: Signore, tu sei il mio rifugio. Amen. Che bello, fratelli, poter dire a Dio: sei il mio Dio. E non c'è un altro Dio. Tu sei il mio Signore, non c'è un altro Salvatore. Tu, io ho posta la mia fiducia in te, Signore. E se tu ed io abbiamo posta la nostra fiducia in Dio, nel corso della nostra vita incontreremo tanti e tante tempeste. E quando tu pensi che Gesù non è accanto a te, e quando tu pensi che Gesù non ti vede, tu pensi che Gesù non ti sente, lui è lì sul monte che ti vede, e sta pregando per te, vedendo i discepoli che si affannavano. Gloria a Dio in eterno. Non dovevano, e sicuramente hanno scoppiato, ma dovemmo noi scoppiare di gioia nel sapere che il nostro Salvatore, il nostro guardiano, fratello, il nostro protettore, il nostro soccorritore cammina sul mare e ci viene incontro. Cammina sul mare della tua prova, cammina sul mare della tua tempesta, cammina sul mare della tua difficoltà, lì dove questo mare ti sta scoraggiando, questo mare ti sta per affogare, questo mare che tu non puoi vincere, non puoi competere, non puoi combattere, non puoi fare nulla contro di lui, è così forte, è così agitato, ma il tuo Gesù cammina su di esso, cammina sulla tempesta, sta camminando sul tuo problema, sulla tua difficoltà, sulla tua distretta, che pensi che è così grande. Il tuo Gesù, mio Gesù, cammina, domina. Gloria a Gesù, gloria a Dio in eterno. E non solo, fratelli, non solo. Leggiamo nel Salmo 107, lo vogliamo leggere questo verso? Gloria a Dio. Traballano, barcollano come ubriachi, e tutta la loro abilità svanisce. Quante volte siamo spavaldi, gioiosi, quante volte incoraggiamo gli altri, cantiamo, lodiamo, poi arriva la tempesta, poi arriva la tempesta e il nostro coraggio svanisce. Ma nell'angoscia gridano al Signore ed Egli li libera dalla loro tribolazione. Egli riduce la tempesta in silenzio, le onde del mare si calmano, si rallegrano alla vista delle acque calme, ed Egli li conduce
al porto tanto sospirare. Qui abbiamo letto, fratelli, nell'angoscia gridano, nella prima tempesta nell'angoscia gridano, nella seconda tempesta non hanno gridato, ma Gesù vedeva. Che belle le parole di Gesù: cercate prima il regno dei cieli e la sua giustizia e il rimanente vi sarà dato. Vi sarà dato. Signore, dacci forza. Ci sono tante verità nella parola di Dio che le dobbiamo scrivere nella, nella parete del nostro cuore, fratelli cari. L'abbiamo detto migliaia e migliaia di volte, eppure molte volte ci sfuggono, fratelli. Non riusciamo, fratelli, a farle dominare nella nostra mente, nei nostri cuori. Quando leggiamo che Dio ha mostrato la grandezza del proprio amore per noi, in questo che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Mentre eravamo peccatori, Cristo ha dato la sua vita. E allora io devo dire, se prima che ero peccatore lui muore per me, adesso che sono suo figlio, cosa farà? Farà quello che ogni padre fa per suo figlio. Quello farà, gloria al suo nome. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Ma perché? Perché tu hai posto la tua fiducia in lui, perché l'hai messo al primo posto, l'hai riconosciuto, l'hai amato, lo stai amando, è il Signore. Che bello, mi piace a me questa espressione. Perché tu hai detto, tu sei il mio rifugio, perché hai posto in me il tuo affetto, tu hai posto in me la tua fiducia, tu hai posto in me il tuo cuore, la tua vita, la tua esistenza, l'hai messa nelle mie mani. E Paolo diceva, e se Dio è per noi, e chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Tutte! E poi ancora ai Romani, giustificate dunque per fede, noi abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Fratelli, sorelle, ce l'abbiamo questa pace? Fratelli, ce l'abbiamo questa pace? Perché se noi abbiamo questa pace, se noi abbiamo questa pace, è perché abbiamo posto la nostra fede in Lui. Se noi abbiamo questa pace, pensate che nel corso della nostra vita il nostro cuore dovrebbe essere turbato? Perché dobbiamo essere turbati? Il mondo è turbato perché nel momento della difficoltà, nel momento della distretta, non sa a quale santo pregare. Non sa. Io un giorno mi trovavo al Poletrino con fratelli davanti a un ragazzo di 22 anni e c'era una donna che bestemmiava e se la prendeva con la statua di Padre Pio, dicendoci parolacce. Dove eri? Quando mio figlio, anzi mio nipote questo, e ha investito, dove eri? Dov'è, poveraccio, dov'è? Dov'è mio padre che è morto 21 anni fa? È lì, è morto. E non poteva vedere, perché te la prendo con lui? Non può sentire, perché te la prendo con lui? E poi la colpa non è sua, la colpa è tua, che tu invece di porre la tua fede in colui che fu morto, ma poi
è risuscitato ed è vivente nei secoli dei secoli, tu ti appoggi a colui che è morto. E seppur dimentichi davanti alla sua statua, ha la bocca ma non parla, ha gli occhi ma non ti vedi, mani non ti tocca. Ma fatemelo dire, il nostro Dio è nel cielo e fa tutto quello che a Lui piace. E quello che a Lui piace è il bene della sua Chiesa. È il bene della sua Chiesa. Gloria a Dio. La Chiesa di Cristo è formata da credenti che sono stati salvati per fede. Una Chiesa che cammina per fede. Una Chiesa che vive per fede ed è una Chiesa che riceve per fede, perché senza la fede è impossibile. Gloria a Dio in eterno. Ora non ha importanza se spesso Cristo nella tua vita è presente, cioè lo senti in un modo. C'è alcune volte che lo tocchiamo, c'è alcune volte che quasi quasi sembra che lo vediamo accanto a noi. Però noi non ci appoggiamo sulle emozioni, noi non ci appoggiamo sulle sensazioni, perché l'emozione e le sensazioni molte volte ingannano, fratello, ingannano. Allora, quando è Gesù accanto a me, sei un leone, quando non lo sente, dove è Gesù? No, no, o lo sento o non lo sente, egli è con te. Perché lui disse, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Gloria a Dio in eterno. Ora fratelli, quello che è importante è che nel tuo bisogno, nel tuo bisogno, gloria a Dio in eterno, sappi che egli è disposto a camminare sul mare, un mare agitato, un mare mosso, inquieto, tempestoso, dove tu ed io spesso noi pensiamo che non c'è più speranza, dove pensi che Gesù non vede, dove pensi che Gesù non sente, quando pensi che Gesù non sappia nulla, gloria a Dio in eterno, guarda che bello, senza che tu lo chiami egli ti viene incontro, senza che tu lo chiami, gloria a Dio in eterno, e ti incoraggia, non solo ti incoraggia con la sua parola, il verso 50, coraggio, sono io, non abbiate paura, sono io, non solo la paura della tempesta, adesso anche la paura del fantasma, non sono un fantasma, sono io Gesù, ma perché tu cammini pure sull'acqua? Io sono il creatore del cielo e della terra, io sono il Signore, gloria a Dio in eterno, sale sulla barca con loro e il vento si calmò. Che bello quel verso di Giobbe che dice, e tu quando dice che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti. Se non so io, se non sai tu il mio problema e viceversa, non ha importanza, ma ricordiamoci che la nostra causa gli sta davanti. Il tuo problema gli sta davanti, la tua difficoltà gli sta davanti, la tua malattia gli sta davanti. Lui sa ogni cosa di ognuno di noi, gloria a Dio. Infatti il verso 48, vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte, all'alba, quando non se lo aspettavano più, andò incontro a loro camminando sull'acqua. Sì, perché dice il Salmo 34 che gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti al loro grido. Chissà quale grida stavano lanciando su quella barca. Pietro, Pietro, tu che sei un pescatore esperto, che dobbiamo fare? Preparavici a morire, diceva Pietro, la tempesta è così grande, non ho mai incontrato una simile. Pietro, Giacomo, Giovanni, voi siete esperti di mare, stiamo morendo, è finita la nostra vita. E arriva Gesù, gloria a Dio in eterno, i suoi occhi sono attenti al loro grido.
Il Signore aveva detto ad Agare: Agare, io benedirò questo bambino, lo farò una grande, farò di lui una grande progenie, anche di Ismaele, come la stella del mare. Ma poi sapete la storia, fratelli, è nata questo rancore fra Sara e Agare, a tal punto che la manda quando aspettava, era incinta, e il Signore la riporta e gli fa la promessa, la manda quando il bambino era un ragazzo. Abramo ci dà un po' di acqua, ci dà qualcosa e li manda. E quando sono arrivati nel deserto, finisce l'acqua, finisce ogni cosa, finisce ogni speranza, e dice la parola di Dio, che quando l'acqua dell'odre finì, lei mise il bambino sotto un arboscello, andò a sedersi di fronte, a distanza di un tiro d'arco, perché diceva: che io non veda morire il bambino. E seduto così di fronte, alzò la voce e pianse. Si sedette distante: non voglio sentire il lamento del bambino, non voglio sentire il pianto del bambino. Si sedette a chissà 100, 200 metri, ecco, non voglio sentire, non voglio morire con questo dolore. E lei a 200 metri non sentiva il bambino, ma Dio dal cielo udì la voce del ragazzo dal cielo. Gloria a Dio in eterno. Vedete il nostro Dio, benedetto sia il suo santo nome. Il popolo di Israele, che pensava che Dio si era dimenticato di loro, ed erano lì trattate male dal popolo egiziano, e poi a un certo punto arriva questo Dio meraviglioso: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori, infatti conosco i suoi affanni, e sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese, in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre latte e miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittei, gli Emorei, i Ferizzei, i Gebusei, gli Ivvei. Ecco, le grida dei figli di Israele sono giunte a me. Io ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Dio vede ogni cosa, fratello. Ha visto l'afflizione e il dolore di Ezechia, fratello, che a un certo punto gli arriva l'imbasciata: la tua vita è finita, dispone della tua casa, tu sei morto. Anzi, è stata una grazia, un miracolo che Dio, anzi, Signore, fallo con me, dimmi quando i miei giorni finiscono, così uno si può preparare. È finita la tua vita. Ezechia si gira dal lato del muro e nel suo cuore fa una preghiera: Signore, ti ho servito, Signore, ho fatto quello che a te ti piace, ti prego. In silenzio, nel suo cuore, lì nella stanza, fuori della stanza, i parenti, gli amici, i figli, nessuno sente nulla, ma Dio dal cielo sì. Ho visto le tue lacrime, ho sentito la tua preghiera. Fratello, sorella, Dio conosce il nostro bisogno. Gloria a Dio in eterno. Alcune volte noi, per credere, abbiamo bisogno di toccare, abbiamo bisogno di vedere, abbiamo bisogno come a San Tommaso, se non vede, non tocco, non credo. E poi arriva Gesù: qui non cammina sul mare, entra con la porta chiusa. Entra, e la prima cosa, quanto disturba a Gesù la poca fede dei suoi figli. E la prima cosa che fa, si rivolge a Tommaso: Tommaso, vieni, metti il tuo dito qua, sul segno degli occhi, metti la tua mano nel costato, vieni, dai, forza, Tommaso, vieni, io voglio che tu credi, no? Hai bisogno di mettere il dito? Signor mio, Dio mio! Perché mi hai visto? Perché mi hai visto? Ma i beati sono quelli che credono
senza aver visto. Signore, gloria al tuo santo nome, gloria a Gesù. Vedete, molte volte preferiscono alcune, sì, lo voglio lì a Gesù, lo voglio sulla barca, sì, lo posso toccare, lo posso svegliare. No, fratello, no, non è così, perché o è vicino, o è nella barca, o non è sulla barca. Gesù conosce il nostro bisogno. Che Dio ci dia grazia. Ecco, sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Ora, non ha importanza se tu o io lo sentiamo. E quello che è importante è che Lui ci sente. Non è importanza se io e tu lo vediamo, è importante che Lui ci vede. E non ha importanza se noi lo tocchiamo, è importante che Lui allunga le mani e ci prende, come ha preso a Pietro nella prima volta. Se sei tu, comanda che io venga a te. Vieni Pietro, tre passi e sprofonda, e lui ha dovuto allungare la mano. Oh uomo di poca fede, oh uomo di poca fede. Gesù cammina sul mare, Pietro fa un passo, due passi, per la sua poca fede. Gloria a Dio in eterno. Ma quello che è importante, fratelli, è quello che dice la Scrittura, che tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano e temono il suo nome. Ora, fratelli, nella nostra vita le tempeste arrivano, e arrivano quando meno ce l'aspettiamo, arrivano all'improvviso. Sono partite tutte e due le volte con il mare calmo, tutte e due le volte, con Gesù presente, con Gesù assente, fratello, ma il risultato è sempre lo stesso, sempre lo stesso. Perché sta scritto, molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutti. Hai fatto di Dio il tuo tutto? Hai fatto di Dio il tuo tutto? Dio è il tuo tutto? Dio ha il primo posto? Dio è colui che signoreggia la tua vita? Dio è il padrone? Se Dio è al primo posto, Dio ci benedice. Sicuramente, ricordiamoci che Dio non è un uomo, abbiamo letto tempo fa, da poter mentire, e né un figliol d'uomo da dovesse mentire. Dice che quando ha detto una cosa la farà, e quando ha parlato mantiene la parola. E voglio concludere. Quando ha parlato mantiene la parola. E qual è stata la parola? Passiamo all'altra riva. Pietro, stiamo morendo. Stai tranquillo, doveva dire Pietro, perché noi passeremo all'altra riva. E tutti i discepoli potevano gridare, stiamo affondando. E se c'era uno che aveva fede su quella barca, stiamo calmi, perché Gesù ha detto, passiamo all'altra riva. E Gesù ti ha detto e mi ha detto, passiamo all'altra riva, quelle stanze gloriose, incontreremo tempeste, incontreremo il vento forte, incontreremo il mare agitato, ma una cosa è certa, io sono certo che arriveremo all'altra riva con il suo aiuto. Gloria a Dio in eterno. Non sappiamo quello che incontriamo, possiamo incontrare la spada come Giacomo, ma è arrivata all'altra riva. Possiamo incontrare la lapidazione come Stefano, ma è passata all'altra riva. Io vedo il cielo aperto, Gesù all'impiedi, alla destra del Padre. Che bello, gloria a Dio in eterno. Possiamo incontrare le catene come Paolo. Però Paolo
passò all'altra riva. Io ho combattuto il buon combattimento della fede, ho conservato la fede, adesso mi è riservata la corona della giustizia. Oppure, fratelli, avremo una vita lunga come a Giovanni, non ha importanza, più lunga è la vita, più tempeste ci saranno, più tempeste. Ma una cosa è certa, fratelli, arriveremo all'alba prima. Gloria a Dio in eterno. Io non so qual è il tuo problema, qual è la tua difficoltà, qual è la tua distretta. Ora questa mattina tu non ti devi preoccupare del problema, della difficoltà, della situazione in cui ti trovi. No, è di un'altra cosa tu ti devi preoccupare. Eh? E quello che ti devo preoccupare è questo. Hai fatto dell'Altissimo il tuo riposo? Hai fatto dell'Altissimo il tuo riposo? Perché guardate questa parola. Poiché tu hai detto, ecco, tu sei arrivato a questa considerazione, hai fatto questa acclamazione di fede. Poiché tu hai detto: Signore, tu sei il mio unico rifugio, tu sei il mio unico aiuto, tu sei la mia unica speranza, tu sei il mio unico Signore, tu sei il mio unico Salvatore, tu sei il mio unico Redentore, tu sei l'unico nome che io amo. Perché tu hai detto questo? Perché tu hai detto questo? Gloria a Dio. Perché tu hai detto questo? Ah, dice: io ti proteggerò, io ti proteggerò, io ti salverò, io ti glorificherò, perché tu conosci il mio nome.